Massimo Livadiotti, dove sta? Massimo. La dottoressa Filecci. E la dottoressa Filecci. Massimo? Massimo, Massimo, se fai venire la dottoressa, se vuole venire a dire due parole. Qua, tanto siamo tutti qua attorno, vedo il gruppo. Siamo già tutti. Allora. Ma non sarebbe meglio, Federico, non sarebbe meglio se ci mettessimo tutti? Sì, ma però ce la facciamo, così dai. Non si sente il rumore del traffico. Cioè, lì c'è vorrei casino. Se può venire la padrona di casa. Allora. Se la recuperate, dunque la padrona di casa è la dottoressa Filetici della sovrintendenza di Santa Maria Nova, quindi della sovrintendenza statale alle antichità e belle arti, che adesso dirà due parole sulla ratio di questo evento e soprattutto del contesto. Nel frattempo non qui Massimo Livadiotti, se vuole può iniziare a dire qualcosa, scegli. Sì, io ringrazio tutti i presenti perché oggi ringrazio tutti i presenti perché oggi è un evento molto particolare. Ovviamente si svolgerà una consacrazione di due alberi, è una cosa che non capita tutti i giorni. E poi in un contesto del genere, che è uno spazio, come dire, patrimonio di tutti, e non è nell'ambito di un giardino privato, e quindi questa è una valenza molto importante. Io per questa occasione volevo cedere intanto la parola all'architetto Maria Grazia Filetici, che è della sovrintendenza, e grazie a lei che questo evento si può svolgere. L'architetto ci racconta come siamo giunti a questo esito, cioè come siamo arrivati ad una anche disponibilità di questo tempo e alla sua fruibilità anche. Assolutamente. Allora, grazie a tutti, questo tempio è frutto di 15 anni di lavoro, di un gruppo interdisciplinare fantastico, quindi se posso unire alla giornata speciale di oggi un appello, perché questo lavoro del restauro e della conservazione del patrimonio non vada per tutto. Siamo in un periodo a rischio, ma penso che sta a tutti noi. E l'apertura di questo tempio è il simbolo di quello che vuole essere il restauro, sia un patrimonio di tutti. Un tempio fantastico, il vicino tempio alla fine di questo vostro rito sarà aperto in totale sicurezza. Non si sente niente. Io parlo piano. Se vuole ripeto, da sinistra è quello che dice lei. Su 20 colonne, 19 rimaste, qui è passato Valadier, lì è passato Mugnoz, trasformazioni continue del quartiere dei monumenti. Il restauro italiano è un'eccellenza, ma non solo, ma è anche un'occasione di lavoro. Allora si parla tanto di giovani, qui abbiamo dei restauratori fantastici della piramide, del tempio, Cristina Vazio, Nanni Molè. Il Tempio Rettangolare ha vinto nel 2013 un premio internazionale per il restauro, quindi rivendichiamo questa bellissima cosa, dedichiamoci al patrimonio naturale, archeologico, monumentale, il patrimonio culturale in genere. E vorrei dire anche dei piccoli centri storici, che forse paradossalmente sono quelli sottoposti a maggior rischio, perché i grandi monumenti, bene o male, anche se chiusi, ahimè, però sono sempre salvaguardati da una legge di tutela. I piccoli centri storici no. Ecco, qui grazie. Grazie dottoressa. Grazie ancora per averci dato la possibilità di utilizzare questo meraviglioso luogo. Allora, buongiorno a tutti, grazie di essere venuti. Noi siamo dell'ARSI, per chi non ci conosce, l'Accademia Romana di Studi Italici, insieme con l'associazione di Massimo Livadiotti abbiamo, e grazie all'opportunità che ci ha dato la sovrintendenza, stiamo riuscendo a fare una cosa eccezionale, cioè aprire questo tempio e farvi dentro, per chi di voi lo vuole assistere, un rito precedente, un rito della religione arcaica nostra. Quest'area nostra. Quest'area è di enorme importanza perché tutta quest'area è zona di Ercole, c'è l'ara massima lì sotto, questa è la zona nella quale si ritiene che ci sia stato un combattimento per il capo, no? Che piranneggiava lì sotto al Palatino, dove ci sono le scale. Quindi questo tempio è di enorme importanza, oltre che è bellissimo, questo luogo è particolarmente importante. Noi siamo particolarmente felici di poter fare questa cosa. Il 21 aprile non è stato possibile farlo perché è troppo complicato, quindi siamo contenti e di nuovo ringraziamo la sovrintendenza per questo. Che cosa faremo adesso? Adesso faremo tre cose. Primo, questo rito. Il rito è un po' più complicato del solito oggi perché faremo la consacrazione dei due olivi
che sono stati piantati grazie all'intervento vostro, per il quale non vi saremo mai abbastanza grati, ed è e anche i movimenti che faremo andando a libare nei confronti dei due olivi fanno parte del rito, quindi chi vuole assistere, non è ovviamente non è assolutamente obbligatorio, ma chi vuole assistere lo fa in maniera acconcia, in maniera religiosa, in maniera corretta. E quando il rito sarà finito, e lo vedrete, poi avremo una danza rituale che sarà da vedere bellissima, e poi il professor Gizzi ci racconterà delle cose di enorme spessore sul collegamento che c'è tra Ercole e gli olivi. Questo si chiama anche Tempio di Ercole, non si sa se invitto oleario, c'è un motivo perché è stato dedicato da un mercante si dice che sia stato dedicato da un ricco romano mercante della categoria degli oleari. D'altra parte c'è il Monte dei Cocci qui, quindi sì, c'era tutto il trasporto delle olle fino qua, quindi potrebbe essere quello. Una delle ragioni per cui è così ben conservato, come al solito, è perché è stato trasformato per un periodo piuttosto lungo in chiesa, e quindi questo ha consentito che si conservasse così bene. Ma Federico, Santa Maria del Sole, no? Sì. Del nome già una, è l'immagine di un'allegoria, no? Di questo carattere irraggiante di questo bellissimo edificio a pianta centrale. Tanto diciamo il percorso, la scaletta non è rigida di questo nostro diciamo rituale, quindi nel frattempo però se vengono preparazioni, tu ritieni che sia meglio iniziare immediatamente? Benissimo, dopodiché adesso Luca, che è un altro nostro importante sodale, vi dice in due parole come bisogna comportarsi. Questo è un rito, fate per chi è cristiano, se ce ne fossero, pensate che siamo a messa e quindi ci si comporta in una certa maniera civile e corretta. Detto altrimenti, al di là del fatto che Vittorio sembra presentare la cosa in maniera un po' troppo disciplinare, diciamo, rigorosa, sì, disciplinare e rigorosa, tutti quanti siete benvenuti e diciamo siamo lietissimi che siate qui con noi. Chiaramente ci può essere chi è interessato a partecipare al rito, c'è chi è interessato ad osservarlo, c'è chi non è interessato, sono gradi diversi chiaramente di comportamento e anche di esperienza, no? Perché un rito, in realtà tutti quanti noi non sappiamo più effettivamente che cosa sia un rituale, è un qualcosa, si va in chiesa credendo o non credendo, ma il discorso di fede è diverso da quello del rito, tante volte anche noi abbiamo difficoltà a fare i gesti giusti, le mosse giuste, i comportamenti, i movimenti giusti in un determinato contesto. Si tratta di imparare anche una certa gestualità del corpo, del movimento. È un'esperienza curiosa. Chi magari si trovi a frequentare luoghi di culto di altre religioni, luoghi di culto delle religioni dell'Asia, delle religioni tradizionali, ha diciamo spesso questa esperienza. Chi non è abituato per vari motivi si trova ad avere un po' di difficoltà. E proprio questo anche è un'occasione, indipendentemente dall'adesione o meno a quel che avviene, di sperimentare una diversa modalità. Tra l'altro basta andare in India, nell'India contemporanea, insomma, soprattutto nell'India del Sud, queste cose avvengono quotidianamente, insomma, l'idea degli alberi sacri è una cosa molto condivisa. Io faccio una piccola introduzione per parlare della nostra associazione, perché io vedo molte facce nuove oggi, per cui immagino che molte persone non sanno da dove nasce questa idea. Noi siamo un'associazione che si chiama Respiro Verde Le Gabberi, è un'associazione che nasce circa 3 anni fa sull'onda di questa emergenza continua che c'è nel discorso della manutenzione del nostro patrimonio di verde urbano, che però ecco mi piace sottolineare in questo contesto che non è solo un verde urbano nel senso dal punto di vista prettamente ambientale ecologico, ma è un paesaggio culturale, un paesaggio letterario, è un paesaggio storico. Se voi vi girate intorno qui avete proprio una testimonianza di una grossa porzione di paesaggio culturale di questa città. E questa operazione degli ulivi nasce proprio in questo ambito. 3 anni fa io scrissi all'architetto Filetici perché notai che c'erano questi due ulivi che erano, come dire, parcheggiati in maniera provvisoria nel fossato della piramide Cestia, e chiesi delle informazioni sulle condizioni di queste piante, perché ovviamente si vedeva che stavano in una condizione abbastanza sofferente. Per l'occasione lanciai l'idea, nel caso in cui potevano essere spostati, di collocarli all'interno di questo recinto sacro, di questo tempio di Ercole, appunto, come diceva Federico, olivario, e diciamo che l'idea venne sposata subito, però c'erano dei tempi da rispettare, perché poi, come avete notato, la piramide Cestia è sotto restauro, e proprio nell'ambito di questa operazione di restauro si è pensato di spostarli quest'anno, diciamo.
e quindi abbiamo cercato di concordare anche i giorni per poterli collocare qui all'interno di quest'area del Tempio di Ercole Olivario, cercando anche una coincidenza simbolica. Infatti insieme agli amici dell'Arsi abbiamo concordato di trovare nel calendario, diciamo, classico, antico, una coincidenza, una data che potesse essere, come dire, congeniale. E secondo gli Arvali, in questi giorni di maggio ci sono dei giorni consacrati alla Dea Dia, che è una divinità legata all'agricoltura, quindi alla fertilità della terra, e quindi è nata, diciamo, questa idea di farlo oggi, diciamo, questo giorno qua. Io adesso leggerò due righe sulla simbologia degli ulivi, un pochino anche di storia, e poi cederò la parola appunto a... Allora, sinonimo di fertilità e rinascita, ma soprattutto di resistenza alle ingiurie del tempo e delle guerre. Simbolo di pace e valore, ma soprattutto di purificazione. Parliamo appunto degli ulivi. Tra i romani si usavano rametti di ulivo intrecciati per incoronare stimati cittadini. C'è una frase emblematica che spiega bene l'alto valore che gli antichi davano alla pianta dell'ulivo. Per gli antichi l'oliva come frutto era il frutto della civiltà, come la ghianda era stato quella dell'età dell'oro. E questa è una frase che spiega molto. Famosi erano quelli piantati e venerati sull'Acropoli di Atene, come molti di voi sapranno, sin dalle origini della sua fondazione. Atena e Zeus erano gli dei protettori degli ulivi sacri. Venerati in modo particolare gli ulivi della pianura di Eleusi. Coloro che li danneggiavano venivano processati e severamente puniti. Il legno di ulivo in Grecia era usato solo e esclusivamente per scolpire statue destinate al culto. Abbattere o bruciare un ulivo era quindi un reato punito dagli uomini, ma soprattutto dagli dei. Pianta originaria dell'area caucasica, ai confini con gli altipiani iranici, si diffuse attraverso la Siria in tutto il Mediterraneo circa 6.000 anni fa. Nell'antichità l'oliva era considerata una pianta non solo sacra, ma anche molto utile. Se noi pensiamo all'uso che se ne fa oggi dell'olio e delle olive, pensiamo a un uso prevalentemente alimentare, ma per gli antichi invece era quasi un uso industriale. L'olio lampante. Sì, infatti le olive da millenni usate come cibo, ma erano soprattutto usate anche come nell'illuminazione, per esempio a Roma, oppure nella cosmesi, nella cura del corpo, nelle palestre, nelle terme, fino ad arrivare a un uso più simbolico come l'unzione delle statue nella Grecia omerica o come offerta agli dei. I romani in particolare contribuiscono alla diffusione della coltivazione dell'ulivo in tutti i territori conquistati e contribuiscono a migliorare gli strumenti per la spremitura e la conservazione degli stessi. I popoli vinti devono fornire tributi in olio a Roma, che ha organizzato le regioni meridionali in province olearie. L'olio era simbolo di ricchezza e spesso usato come merce di scambio, tanto da essere raffigurato sulle prime monete coniate anticamente a Crotone. In epoca imperiale l'olio abbondava e aveva un prezzo accettabile e accessibile a tutti, e spesso veniva distribuito gratuitamente come il pane ai meno abbienti. I negoziatores oleari erano i soli commercianti abilitati a trattare l'oro verde ed erano uniti in collegi di importatori. Le contrattazioni delle varie partite avvenivano nell'arca olearia, che era una sorta di borsa specializzata. Ovviamente con la caduta dell'Impero Romano sotto i colpi delle continue invasioni barbariche, la fiorente attività legata al consumo e al commercio dell'olio scompariva quasi del tutto per molti secoli. Chiudo qua. Potreste aggiungere che i cipressi sono stati messi nell'architetto cirenese espressamente per quella questione dello smog? Sì, ecco. Cristiana mi suggeriva, questi cipressi che voi vedete in questo emiciclo sono stati volutamente fatti piantare proprio dall'architetto Maria Grazia Filetici a protezione della parte, diciamo, che volge verso il fiume, quindi dall'umidità e dai venti anche, no? Quindi non sono soltanto una cosa ornamentale, ma hanno una funzione ben precisa. Quindi dobbiamo ringraziare Maria Grazia Filetici anche di questo. Ok, io cedo la parola alla parte
viva e rituale, che è adesso più interessante. Chi ha fatto l'abluzione può entrare a fare il rito, gli altri aspettano fuori. Naturalmente spegnete i cellulari e togliete gli oggetti metallici, eccetto quelli d'oro. Allora questo chi ha fatto mango io, dai. Poi ce lo passiamo, quando torno io. Hai visto che il trattato si è un po' assestato anche di questo? Leggi che cosa c'è scritto su quella incisione là. Prego. Chi ha fatto le abluzioni può venire. Chi ha fatto le abluzioni? Chi ha fatto? Aspetti qualche semente qua. Venite sulla destra. Chi vuol farle le abluzioni se seguite Serafino? Allora, chi vuole fare le abluzioni le va a fare velocemente con Serafino. Prego un secondo,